Federico Tosi, Gabriele Nelli da Camaiore alla 1, Città di Castello contro Diatec Trentino. Vi siete trovati per un breve momento in campo insieme, com'è stato? No, è stato vederlo entrare è stata una bella cosa, perché è di sicuro un piacere vedere un ragazzo di Camaiore che insieme a me è riuscito ad arrivare a certi livelli. Lui l'ha fatto in maniera egregia, è entrato, ha fatto anche un ace, quindi va benissimo. Sei entrato in un momento delicato, sei riuscito a pensare anche che Federico era dall'altra parte o l'hai realizzato dopo? Sì, dai, è veramente un'emozione giocare contro questi livelli. Pensavo di giocare da titolare, però hanno fatto questo acquisto. Però vabbè, dai, sono entrato, gli ho fatto un ace e va bene così, dai. Un febbraio pieno di esordi in campionato, poi sei stato in CEV, titolare contro Modena, come ti senti? Sì, peccato, vabbè, è successo tutto così all'improvviso, che loro, i due infortuni uno dietro l'altro, a mio favore è andata molto bene. Io mi sento tranquillo adesso, pronto ad aiutare la squadra in qualsiasi momento e speriamo di rimanere ancora qua. Da Camaiore alle selezioni in A2, in A1 scusate, cosa volete dire ai ragazzi che magari vanno in palestra all'inizio ora? Di metterci quello che ci abbiamo messo noi, tanta passione, perché comunque la pallavolo è soprattutto questo, uno ci deve mettere tanta passione, andare ogni giorno con la voglia. E poi le soddisfazioni arrivano comunque, in ogni caso. Avete avuto entrambi lo stesso allenatore, un certo Alessandro Tosi, padre anche di Federico, cosa gli diciamo? Le mando un saluto, che oggi non c'è, perché abbiamo riaperto, ho dovuto ricominciare a lavorare laggiù con il ristorante e il bagno. Mando un saluto anche alla mamma, che oggi è il compleanno, peccato, gli volevo regalare una vittoria, però dai, le abbiamo regalato un punto comunque sia. Sì, dai, mi faceva piacere vederlo. Però vabbè, hanno aperto il ristorante e gli faccio un saluto, un grande saluto a lui e a tutta la famiglia. Federico, abbiamo visto anche lo striscione strepitosi in un palazzetto caldissimo, che effetto fa? No, è bello, quello striscione è venuto fuori dopo la partita a Modena. Fu da parte mia comunque una bella partita e mi fa molto piacere, ogni volta lo mettono e sta portando anche bene. Alla fine in casa abbiamo quasi sempre vinto, se togliamo due partite con quella di oggi. Quindi no, sono molto felice perché c'è tante persone che ci seguono e che ci vogliono bene comunque sia. Anche un'altra soddisfazione, MVP la scorsa gara. Sì, una soddisfazione grandissima per un libero, perché è difficile che un libero riesca a arrivare a raggiungere un premio del genere ogni partita, però è toccato, mi era rimasto, diciamo, devo con la verità, un po' d'amaro in bocca dopo Modena, mentre adesso è arrivato e sono felice, me lo tengo stretto a casa. Allora, noi vi facciamo i complimenti, a voi chiediamo un saluto per i camaioresi lucchesi, visto che sei lucchese, no, di nascita, e quindi chiudiamo direi con un saluto. Saluto tutti a Camaiore, che è anche una gran cittadina dove mi trovo benissimo e torno sempre molto volentieri. Saluto a tutti sia da Camaiore che a Lucca, un ciao a tutti.